confusione sotto il cielo di Lombardia. Sì, c'è tanta confusione, ma direi anche tanta disperazione. La manifestazione di oggi è piena di cittadini e di forze politiche volenterose che vogliono dare una mano a chi evidentemente non ce la sta facendo. È inutile che ce la raccontiamo, chi sta governando la splendida regione Lombardia non ha le capacità, le competenze, io direi anche l'onestà di portare avanti questa splendida regione. È addirittura difficile ricordarsi tutti gli strafalcioni e gli errori drammatici che hanno avuto conseguenze drammatiche sulla salute dei cittadini lombardi. È difficile ricordarsi tutti questi errori da inizio pandemia ad oggi. Ma la cosa che ci ha scandalizzato e ci ha portato qua a coorganizzare questo evento è il fatto che abbiano mentito spudoratamente su un errore enorme che hanno fatto sull'invio dei dati dei positivi Covid, che ha portato il 17 di gennaio la regione Lombardia ad essere in zona rossa, con la conseguenza che gli studenti non sono andati a scuola, che i commercianti, gli esercizi commerciali hanno tenuto chiuso, e ci hanno detto in conferenza stampa che era colpa del governo, senza portare un documento che giustificasse questa colpa del governo. Ma è uscita una mail, come avete visto tutti, che ha detto chiaramente che è stata la regione Lombardia, attraverso il direttore generale welfare Trivelli, ad inviare il 19 gennaio una richiesta di rettifica dei dati inviati della settimana dal 4 al 10 di gennaio, che ha portato la zona rossa in Lombardia. È incredibile, invece che chiedere scusa, invece che ammettere gli errori, invece che farsi aiutare, siamo qua non per protestare, ma come un atto d'amore nei confronti della Lombardia e dei cittadini lombardi. Hanno bisogno d'aiuto, non possono più farcela. Senatore, tra l'altro l'assessore Morante ha fatto un'accusa molto pesante nei confronti del ministro Speranza, ha detto che loro pretendevano che la Lombardia riconoscesse l'errore, diciamo, in conferenza stampa è stata una cosa pesante. Ma guarda, io ho avuto la sfortuna di essere al governo con la Lega e penso di essere una delle persone che meglio ha inteso quale sia il modo di fare politica della Lega. Io sono più che convinto che sia arrivata una telefonata al presidente e alla vicepresidente da parte del o della comunicazione, la bestia che tutti conoscete, o direttamente da Salvini, dove hanno detto loro come ordine: andate avanti a mentire, non ammettete di avere sbagliato, perché questo è, perché poi sono stati smentiti dei fatti, la regione Lombardia si è accorta di aver fatto una stupidaggine e quindi cosa fanno? Non ammettono l'errore e dicono che agiranno. Io penso che non faranno nessuno, anzi mi pare che oggi il ricorso, la sospensiva l'abbiano addirittura ritirata al TAR, di conseguenza siamo in pessime mani, non ammettono gli errori, questa è la cosa più grave dopo il fatto che continuino a sbagliare. Senta, invece il presidente Conte sembra che stia andando al Quirinale, è pronto un Conte Terra, cosa succede? Allora, Conte innanzitutto è la persona più adatta, lo è da quando è Presidente del Consiglio, ma lo è soprattutto adesso, a portare il Paese fuori dalla pandemia e fuori dalla crisi economica in conseguenza della pandemia. Se pensiamo che possa essere più utile o vantaggioso per tutti i 60 milioni di cittadini italiani che ci sia qualcuno che governa la Lombardia, che sta in questo palazzo, o che al Senato usa il Senato come teatro per fare degli interventi da rilanciare sui social, che possa prendere in mano un paese come il nostro, una situazione così difficile, con questi precedenti come abbiamo in Lombardia, io da cittadino mi metto le mani semplicemente nei capelli. Facciamo di tutto, non è facile, perché Renzi ha fatto veramente un disastro apocalittico per il bene e per l'interesse generale, non è facile. Cerchiamo di creare una maggioranza solida attorno a Conte, Conte bis che continua, o Conte ter che inizia, cambia poco, cambia quello che riusciamo a fare, c'è la campagna vaccinale da portare avanti, bene come abbiamo fatto all'inizio, il ristori qui 5 che è pronto e che non verrà approvato se ci sarà crisi di governo. In un'intervista il vice ministro Cancellieri ha detto che tutti sono sacrificabili, una domanda che parlava proprio di buona fede, secondo lei il Movimento 5 Stelle che qualche ministro è sacrificabile, qualcuno è sacrificabile per una nuova maggioranza? No, l'ha completamente smentita, il suo ragionamento era un ragionamento generale, esclusivo interesse dello Stato. Il Movimento 5 Stelle ha tenuto i ministeri più strategici, quelli sul lavoro, quelli sullo sviluppo economico, in questo periodo di pandemia, e mi pare che non ci siano state grosse tensioni sociali nel nostro Paese nonostante le grandi difficoltà. Quindi tengono botta i nostri ministri, se qualcun altro pensa che sia utile cambiare i propri, parlo degli altri partiti di maggioranza, possono farlo tranquillamente. Una certezza che oggi abbiamo è che non possiamo certamente far rientrare Renzi, perché è lui che ha creato il problema ed è lui che non può essere la soluzione del problema. Ma
potreste trovarvi a governare con pezzi di Forza Italia? Ce lo sarebbe mai aspettato da esponente del Movimento 5 Stelle? Ma innanzitutto lei mi fa una domanda che parte solo in sé e non ho visto niente. Quello che però magari vuole sottintendere la sua domanda è che un passato anche molto recente, si parla del 2008, quando ci fu la compravendita di senatori, quel Sergio De Gregorio, che tra l'altro ha patteggiato una condanna per aver ricevuto da Berlusconi 3 milioni di euro. Quella roba lì noi non la vediamo neanche col binocolo, è agli antipodi del nostro modo di fare politica. Però, siccome siamo in emergenza, se c'è qualcuno che vuole dare una mano, che è incensurato, che è una brava persona, che non chiede contropartite, che non chiede poltrone e che non ricatta il governo per il suo numerino che tiene la maggioranza, io penso che questo sia il momento opportuno, perché se cade il governo e inizia una campagna elettorale, andiamo a votare tra 3-6 mesi, sapete cosa significa? Che la campagna vaccinale si blocca, che tutti i decreti economici si bloccano e che ci saranno sommosse popolari in questo paese che non avranno certamente né Conte e né il Movimento 5 Stelle come responsabili. Ha detto niente Italia Viva, qualcuno dei PD non ha detto niente Italia Viva, ho detto niente Renzi. Niente Renzi. Italia Viva sì, Renzi. Niente Renzi. Renzi è la per... Io sono convinto, veramente sono convinto, perché li conosco, sono più in Parlamento, che quelli che hanno più sofferto una scelta scellerata, folle, di Renzi, siano proprio quelli di Italia Viva, perché volevano andare avanti a lavorare all'interno delle commissioni, all'interno del Parlamento. Chi ha fatto solo giochi personali di strategie sulla pelle degli italiani e degli esponenti di Italia Viva è stato proprio Renzi. Di conseguenza con Italia Viva, con quelle persone capaci, di buona volontà e libere, indipendenti, si può parlare. Con Renzi, che li ha condotti anche loro a buttarsi giù da un burrone, io penso, anzi non ne sono convinto, che con Renzi ovviamente le porte sono completamente chiuse. Grazie ragazzi, grazie. Quindi state trattando con qualche senatore di Italia Viva? Non stiamo trattando proprio niente, non stiamo trattando. È stato fatto un appello chiaro dal Presidente, da parte del Presidente del Consiglio Conte, e l'ha fatto mettendoci la faccia in Parlamento, che è il luogo della della rappresentazione della sovranità popolare. A questo appello uno risponde, non ci sono chiamate o tentativi di spintonare qualcheduno. C'è il tentativo di mandare avanti un governo che è il motore acceso, che penso abbia fatto con tutti i difetti e gli errori che si possono essere fatti, li ha fatti tutti in buona fede gli errori questo governo, e sta tenendo in piedi un paese, abbiamo la riconoscibilità internazionale, tutti ci guardano con un occhio diverso rispetto a qualche anno fa. E che facciamo? Buttiamo giù uno bravo che finalmente abbiamo trovato e poi per ripartire da zero, mandando gambe per aria al paese, io direi proprio di no. Invece per Lombardia, cosa chiedete in questo momento? Che si facciano aiutare. L'appello che facciamo oggi è che si facciano aiutare, è evidente, constatando semplicemente i fatti ed elencando gli errori madornali che hanno commesso e che hanno bisogno di aiuto. Non ce la possono fare, non possono andare avanti a fare un errore dietro l'altro sulla pelle dei cittadini lombardi, non è possibile. Tra l'altro bugiardi, dicono che è la colpa del governo che il 17 gennaio sono messo in zona rossa, poi esce una mail, non portano niente a giustificare le loro dichiarazioni di assoluta mancanza di colpevolezza, poi esce una mail dove Trivelli, DG di Welfare Lombardia, chiede che vengano rettificati, invia dei dati rettificati e chiede che venga modificato l'indice RT. No ragazzi, così non si può. Irresponsabile. Commissariamento, per aiutare, farsi aiutare. Ma io in qualsiasi soluzione diversa da oggi è una soluzione a vantaggio dei cittadini lombardi, dalle dimissioni se sono proprio consapevoli, io penso che basterebbe guardarsi allo specchio di non farcela, a qualsiasi altra soluzione, dalle dimissioni in giù, meno che andare avanti così. Grazie ragazzi.